Benvenuti a bordo comandanti, io sono Blizzard e questo è un nuovo episodio di Battlestar La nostra rubrica riguardante i giocatori più forti del mondo di World of Worship. O almeno alcuni, quelli che troviamo Signori, oggi è un, un episodio storico di Battlestar per due motivi Il primo è perché portiamo la Montana, nave che ci manca totalmente all'interno del canale Ce la diamo in porto ma non ci piace particolarmente e in secondo luogo è un video importante perché per la prima volta da quando esiste questa playlist c'è un giocatore italiano in acqua, ovvero Artorius96. Artorius è un giocatore che sicuramente molti di voi conoscono, voi perché ha un canale YouTube che magari metteremo anche in descrizione giù di sotto nei commenti per chi volesse iscriversi al suo canale, anche se ultimamente non è particolarmente attivo ma è soprattutto è un giocatore conosciuto perché è anche protagonista ogni tanto nei miei streaming oltre al fatto che mi diverto ogni tanto a ponzecchiarlo, a prenderlo in giro con delle battute non è un giocatore permaloso, anzi è molto molto buono Artorius è un giocatore che eh, ha fatto veramente grandi passi da gigante in questo gioco e nella seconda parte del video eh, tratteremo anche quella che è il suo percorso all'interno di World of Worship a livello clan e a livello personale Guardate subito la minimappa, guardate dove si sta posizionando Artorio rispetto a tutte le altre corazzate. Già da questi primi momenti capite subito il livello di combattimento di questo giocatore. Lui parte nonostante abbia una corazzata. Il suo primo obiettivo è andare dove è una posizione coperta, comunque c'è una via di fuga, un'isola davanti a lui. Ma cercare subito di andare in prima linea per fare i primi danni e dare subito un vantaggio alla sua squadra. Quello è sciagurato Nevsky non si poteva immaginare una manovra così aggressiva di una montana che è quasi in linea F dopo neanche due minuti. E guardate che fine fa il Nevsky! Eh, ragazzi, i 406 mm sulla fiancata di un incrociatore leggero a quella distanza sono letali, specie quando spara un giocatore come Artorius. Ha fondato First Blood Devastating Strike, il primo dei due Devastating Strike di questa partita. E Arthur ora aspetta un attimo per capire se il Mosca viene avanti oppure no. Guardate un po', eh, se guardate nella linea in alto a sinistra, si sta formando una gigantesca e mostruosa massa di navi. E Arthur decide di andare a colpire proprio lì. S Saluta prima con la seconda salve alla z 52. E purtroppo è costretto a spostarsi. Questo perché, perché sa che il grozzovoi alleato è stato distrutto, e di conseguenza, da questo lato, col Mosca che è già in pieno ripiegamento, non c'è alcuna possibilità di contenere la città 52. non per una battleship. Di conseguenza, cerca un altro obiettivo sulla fiancata per cercare di portare un ulteriore vantaggio alla sua squadra. Anche qua, guardate la manovra in allontanamento. Altri sarebbero magari rimasti, si sarebbero messi di frontale. E piano piano sarebbero stati distrutti dalle corazzate in avanzamento, la Kremlin o dallo Z52. Lui no. Lui si trova un nuovo bersaglio. va in allontanamento per evitare i possibili sudori tedeschi. E saluta l'Hindenburtier 10 tedesco con questa salva da 406. Secondo, devasti strike su tre salve per Artorius. E la sua nave torna in vantaggio. Il nemico comincia a sparargli addosso anche perché forse hanno capito che è il caso di spostarla da lì. Quella montana. Una nave comandante che è una delle più vecchie del gioco. È stata inserita come seconda battleship dopo la Yamato quando il gioco era ancora in closed beta. Nave assolutamente storica e leggendaria. Purtroppo, nel corso del tempo, la, la, la Wargaming sembra un po' avere dimenticato questa nave perché ne sono uscite tante altre e la sua conformazione offensiva è diventata un tantino <coughs> forse obsoleta. Perché nonostante monti 12 cannoni, sono pur sempre solo cannoni da 406 mm. La Montana comandanti è una nave mai esistita, un vecchio progetto americano durante la Seconda Guerra Mondiale, quando gli Stati Uniti volevano cercare di costruire una nave che potesse a tutti gli effetti combattere dar, quasi ad armi pari con Yomusashi e Yamato. Quando poi la Marina americana capì che, ma soprattutto lo Stato Maggiore, comprese che le porterie mai avevano preso il sopravvento sui mari, decisero di risparmiare le risorse per costruire il progetto Montana e realizzarono un Essex praticamente ogni tre mesi, una dietro l'altra. Porterie che poi divennero il, la colonna portante, come lo sono ancora oggi, della marina statunitense, la marina più potente del mondo. Signori, il Z-102 continua a imperversare a destra, guarda dove è arrivato il Mosca in linea H, il Mosca avrebbe dovuto semplicemente andare vicino a Lindenburg, Tancare da quella zona, cercare di rallentare l'avanzamento delle tre navi su C. Invece no, decide di spostarsi a centro mappa dove ci sono già praticamente quasi cinque navi alleate e lascia Artorius completamente da solo. Artorius ora eh, sta, cercando, sta cercando di gestire il floating a bordo con le repair party e troverà questa interessante salva sul Mosca che è venuto oggettivamente un po' troppo avanti e piano piano la pagherà questa. Questa sua eccessiva aggressività. Lindeburg anche lui in ripiegamento. Lo Slava non parliamo mai nemmeno. A questo punto, sempre pure in allontanamento perché sa benissimo che presto o tardi arriverà un'altra salva dello Z52. La situazione, dopo un inizio piuttosto promettente, sta cominciando a diventare un tantino precaria. Guardate adesso che tiro ha trovato. Guardate. È pazzesco, nel senso che cioè solo con le torri di poppa, senza neanche avere l'aerospottino a disposizione, qui non vedeva quello che sparava dietro l'isola. È andato semplicemente è istinto ed è un istinto che hanno solamente i grandi giocatori e soprattutto giocatori che hanno un'enorme esperienza, ma soprattutto i grandi giocatori perché esistono anche dei grandissimi pacchi in questo gioco, gente con 10-15.000 partite che non saprebbe nemmeno sparare a un'anatra a 100 metri con le navi, quindi figuratevi colpire un Mosca a quasi 17 km dietro un isolotto. Comandanti, eh, trattiamo un attimo quella che è la montana, perché non l'abbiamo mai fatto. Cogliamo l'occasione, dato che comunque non l'abbiamo mai vista sul canale. È una corazzata con un fasciame principale da 409 mm sul fianco, prua ponte e poppa rinforzata da 32 mm. Ha un quantitativo HP 96 di 96.300 e un danno a riduzione siluro del 37%, cosa che la rendono, diciamo, abbastanza. Buona nel difendersi contro i destroyer. Anche qui guardate un attimino: come Artorius cambia completamente, il la, la, spesso la prova, ma soprattutto la velocità di, del, del motore. Questo per non dare una linea costante. E una costante al destroyer che sarebbe facilitato nel, nel lanciare i torpedo contro di lui. Lui sa che è lì, ma non può farci assolutamente niente. La sua, ehm, praticamente. Il suo compartimento HP è quello del 96.300, ha la sua velocità è di 30 nodi, non è uno dei più veloci ma non è nemmeno una tartaruga. E per quanto riguarda il suo timone, diciamo che è buono sotto punti di vista mediocre su altri, tipo ha un buon raggio virato di 250 metri, per essere una Batshit 10 è buono. Il problema è che il timone raggiunge la massima efficienza in soli 23 secondi, che sono veramente tanti. È un timone che risponde veramente molto molto tardi. Per quanto riguarda la sua capacità stealth, diciamo mediocre 15 km e 6 senza comandante a bordo, via acqua, 11 km e 6 via aria, sempre senza comandante a bordo. Altri stiliuri in arrivo, Artorius si imbarca anche questi. Grazie a Dio sono siluri da 533 mm tedeschi, non i 610 giapponesi. Però guardate un po', è in floating e non ha né party nel damage control. Guardate quanto è corta la durata del floating. Questo perché? Perché a sta giocando questa nave in modalità tank, con a bordo tutte quelle bandiere che io vi consiglio sempre nella Blizz Academy e quel modulo che riducono la durata sia del fire che del floating. In questo modo la cosa è gestibile veramente alla grande e gli HP persi sono veramente pochi. Lo Z52 decide di farsi avanti un'ultima volta, ha accorciato veramente tantissimo sulla Cremlino ed è un'aggressività che credo. Pagherà a duro prezzo, infatti lo Slava lo saluta e tanti saluti allo Z che praticamente ha tirato qualcosa credo come 40 siluri contro Artorius dall'inizio della partita. Per quanto riguarda il compartimento offensivo della grande battleship americana, 4 torri di tanta da 406 mm che praticamente ricaricano stock in 30 secondi, 295 metri di dispersione, ma fino a 27 km, considerate sempre che la dispersione comandanti è praticamente calcolata nella massima distanza. Quindi, dove ingaggia Artorius 18-20 km è intorno ai 200-210 metri. Per quanto riguarda la farcesa, del 36%. E infine è un po' un problema, comandanti, la velocità dei colpi: perché in AP sono 820 metri al secondo, buoni, in AK sono solamente 762. Quindi è una nave che io consiglio di prendere dopo aver fatto tante partite nella linea battleship americana. Questo perché Iowa, Colorado, New Mexico, North Carolina hanno tutte il tiro particolarmente lento, specie la North Carolina che è la più lenta di tutte. Di conseguenza, giocando la linea, invece di usare la Fries come fanno alcuni polli, riuscirete ad abituarvi a sparare con questi cannoni che sono veramente molto lenti a livello di balistica. Per quanto riguarda invece il suo sistema antiero è potentissimo, è uno delle più potenti al Tier 10 Batterie da 20, 40 e 127 mm fino a 6 km sviluppano un fuoco antiero veramente piuttosto importante. Le secondarie arrivano fino a 6,2 km, sono le classiche secondarie da 127 binate che trovate sulla maggior parte delle corazzate e degli incrociatori americani. Questa praticamente è la montana. I consumabili c'è ben poco da dire. Sono quelli che sta montando Artorius, lui usa Scout, come potete vedere per vedere oltre le isole, scelta che vi consiglio di, di fare e oltre a questo può anche vedere quando una nave spara dalla cortina fumogena dall'alto, vedendo dove partono esattamente i colpi e quindi puntando più facilmente a, eventualmente a colpire il fantasma all'interno della cortina fumogena. Prima che il video finisca, perché tra poco eh, Artorius comincerà un push dopo essere andato in kiting, perché non poteva gestire da solo un push di 3-4 navi sul lato destro, non con la, la, non con la Montana, eh, parliamo un attimino di quella che è la carriera praticamente di Artorius all'interno di World of Warship. Fulvio è un giocatore originario di Trieste, orgogliosamente originario di Trieste, è un triestino doc. Inizia praticamente la sua carriera in World of Warship sulla fine del 2016, ma comincia a giocare seriamente solo nel 2017. Entra a far parte della MMI che è ancora oggi uno dei migliori clan italiani, e con la MMI registrerà due vittorie nell'Italian Cup, le prime due edizioni, e anche una Supercoppa organizzata dall'Ariete portata a casa. Come sapete, l'Italian Cup è la più importante competizione della nostra community, e quindi l'MMA ai tempi era veramente il top del top. E, subito dopo questi successi a livello italiano. Artorius decide di fare il salto, vuole provare l'avventura internazionale, vuole provare a fare il grande salto nel King of the Sea che è appunto il, il torneo più, più importante e prestigioso di tutto World of Warships e quindi nell'estate del 2018 entra a far parte dei Reign, dove è attualmente il mio clan nei Reign ha avuto un inizio non facile perché non conosceva quasi nessuno all'interno di quel clan ma le sue abilità, la sua simpatia e la sua grandissima voglia di crescere gli hanno permesso di scalare le gerarchie e oggi non è solo un giocatore dei Reign, è anche uno dei più importanti giocatori dei Reign è attualmente diventato un uh, main cruiser, anche se ogni tanto gioca alle corazzate ed è probabilmente insieme um, ad Azur il miglior giocatore di Demoin di, di tutto il clan questo praticamente è Artorius ha vinto quest'anno eh, il, um, il Master Invitational World of Warship 2020 un, uno super torneo creato tra, da, da, da clan a, inv a inviti quindi non aperto come il King of the Sea portando a casa anche dei soldi del Montepremi e adesso è impegnato nel, nel campionato europeo che è ancora in atto questo praticamente è Artorius è anche uno dei soli 5 giocatori italiani ad aver giocato una finale del King of the Sea quindi anche qui altro piccolo record registrato all'interno del gioco vedremo se riuscirà anche lui a, a portare a casa prima o poi il torneo come hanno fatto i reign in passato, quando, quando appunto ero entrato anch'io in squadra. Questo praticamente è Artorius. Come potete vedere, eh, ora la situazione si è capovolta. Siamo 4 contro 4, ma è la nostra squadra che sta attaccando. Eh, Artorius decide di prendere sul fianco la Cremlino. Guardate adesso perché farà una cosa eh, molto, molto particolare. Eh, vede praticamente che con le API non riesce più a un certo punto a danneggiare sensibilmente la corazzata Cremlino, che a un certo punto si angolerà. Deciderà quindi di passare ai proiettili HE, questo perché cercava puntualmente, guardate un po' la fire chance sulla criminalità. guardate un po', è bastata una semplice angolatura, Artorius a un certo punto se ne rende conto, spara quest'ultima salva perché ormai, anzi non la spara nemmeno, passa praticamente all'altra e guardate un po', troverà gli HE e troverà subito l'incendio. Anche qui con la montagna è richiesto particolarmente lo switch dei, dei, dei proiettili ogni tanto, questo perché... È una nave, comunque che non avendo un calibro potentissimo, ha bisogno ogni tanto dello Switch per cercare l'incendio. La farcia non è alta come quella di una Conqueror o di una Thunderer ma considerando che sparate 12 proiettili, la possibilità di colpire con gli incendi è piuttosto elevata. Praticamente, ormai la Cremlino è arrivata alla fine della sua partita, guardate un po'. E tra l'altro, guardate un po' la posizione della Conqueror. Che è veramente un fesso quel tizio. Virata a sinistra semi suicida della Cremino ma a quel punto doveva decidere se prendere la cittadella da Fulvio o i colpi importanti della Slava E a quella distanza forse ha fatto bene a fidarsi dei 406 della Montana perché la Slava non gli avrebbe sicuramente lasciato alcuna possibilità sulla fiancata Considerando che è lo stesso calibro ma quelli della Slava penetrano molto di più e infatti trovano la Cremlino. Guardate quel pazzo con la Conqueror, capisce è troppo tardi di andare indietro e gli antifilarsi in quel buchetto lì Giusto per essere portato sulla fiancata imbarcheranno una danno spaventoso Quasi 40k Con una cittadella Giù una botta mostruosa A questo punto la concorrer cosa fa? Diretta avrà capito? Andrà in reverse? No, il tizio decide di andare ancora avanti Per non so far cosa Forse voleva arrammare la slava, non lo so Decide di fare quella manovra assurda e in questo modo offre nuovamente il fianco alla batteship di Artorius. Che non vede l'ora di, di superare i 250k e fare altri danni. Il Sommers, bene o male, sta cercando di bloccare le due batteship a nord. E devo dire che ci riuscirà anche piuttosto agevolmente la torpedo bozza statunitense. Altra tramvata arriva la medaglia High Caliber. Tra l'altro, la Torres in questa partita ha mancato il Kraken veramente di un soffio. Se non sbaglio, sarà lui ad affondare la la battleship utr 10 inglese, ma non troverà comunque il Kraken di un pelo. A questo punto guardate il Somers e la Slava alleata verrà affondata, se non sbaglio o dalla Thunder o dalla Slava nemica o dalla Slava nemica. Infatti e le, praticamente il Somers riuscirà con questa salva ad affondare la fortissima battleship sovietica ottenibile con i punti ricerca. A questo punto diventerà poi un 2 contro 1. E la partita finirà in ghiacciaia. Vi faccio vedere praticamente i risultati finali di questo match, che ha visto Ortore stirare dei coppi veramente mostruosi sul, sulle versagli. Praticamente, guardate un po', è eh, qualcosa come 6 medaglie a segno di un pelo mancato alla settima. Eh, quasi 100 colpi, sono tantissimi. È vero che la, la Montana ha 12 canoni, ma caspita, 96 colpi sono veramente tanti. Due incapacitazioni, qualche incendio, 4 kill, 10 citadelle. E poi tutte le medaglie al seguito. Questo praticamente è praticamente stato Artorius, quasi 275.000 danni. Lo screen di partita è praticamente una sentenza, partita magistralmente cariata da Artorius, ma anche dal Somers, perché anche il Somers ha fatto delle delle manovre piuttosto interessanti alla fine e considerando che mancavano solo 3 minuti e mezzo quando andiamo staccato senza il Somers e quella kill sulla Slava forse la partita torse poteva anche perderla quindi quel Somers comunque ha messo dei, dei, dei siluri molto importanti, il resto della squadra ha giocato in maniera piuttosto mediocre un merito va anche alla Slava nemica dei Rush B che ha fatto quasi 1800 anche lei avrebbe fatto praticamente quasi 3000 punti da, di, di, di esperienza se avesse vinto grande partita per la Slava nemica questo comandante era Artorius, questa era Battlestar di questo mese, questa era la Montana. Grande Fulvio, grande risultato, complimenti per tutto il tuo percorso all'interno di World of Warship. Noi, ragazzi, ci risentiamo prossimamente con un nuovo video della Blizz Academy venerdì. Ciao, comandanti, alla prossima!